Capitolo 12. La testimonianza di Alice. «Presente!» rispose Alice, dimenticando nella confusione di quell'istante di esser cresciuta enormemente, saltò con tanta fretta che rovesciò col lembo della veste il banco dei giurati, i quali capitombolarono con la testa in giù sulla folla, restando con le gambe in aria. Questo le rammentò l'urtone dato la settimana prima a un globo di cristallo con i pesciolini d'oro. «Oh, vi prego di scusarmi!» ella esclamò con voce angosciata e cominciò a raccoglierli con molta sollecitudine, perché invasa dall'idea dei pesciolini pensava di doverli prontamente raccogliere e rimettere sul loro banco se non li voleva far morire. «Il processo», disse il re con voce grave, «non può andare innanzi se tutti i giurati non saranno al loro posto». «Dico tutti», soggiunse con energia guardando fisso Alice. Alice guardò il banco dei giurati e vide che nella fretta aveva rimessa la lucertola a testa in giù. La poverina agitava melanconicamente la coda, non potendosi muovere. Subito la raddrizzò. «Non già perché significhi qualche cosa», disse fra sé, «perché né la testa né la coda gioveranno al processo». Appena i giurati si furono rimessi dalla caduta e riebbero in consegna le lavagne e le matite, si misero a scarabocchiare con molta ansia la storia del loro ruzzolone, tranne la lucertola, che era ancora stordita e sedeva a bocca spalancata, guardando il soffitto. «Che cosa sai di quest'affare?» domandò il re ad Alice. «Niente», rispose Alice. «Proprio niente?» replicò il re. «Proprio niente», soggiunse Alice. «È molto significante», disse il re, volgendosi ai giurati. Essi si accingevano a scrivere sulle lavagne quando il coniglio bianco li interruppe. «Insignificante, intende certamente vostra maestà», disse con voce rispettosa ma aggrottando le ciglia e facendo una smorfia mentre parlava. «Insignificante, già, è quello che intendevo», soggiunse in fretta il re, e poi si mise a dire a bassa voce: «Significante, insignificante, significante», come se volesse provare quale delle due parole suonasse meglio. Alcuni dei giurati scrissero «significante», altri «insignificante». Alice poté vedere perché era vicina e poteva sbirciare sulle lavagne. «Ma non importa», pensò. Allora il re, che era stato occupatissimo a scrivere nel suo taccuino, gridò «Silenzio!» e lesse dal suo libriccino. «Norma 42esima. Ogni persona la cui altezza supera il miglio deve uscire dal tribunale». Tutti guardarono Alice. «Io non sono alta un miglio», disse Alice. «Sì che lo sei», rispose il re. «Quasi 2 miglia d'altezza», aggiunse la regina. «Ebbene, non mi importa, ma non andrò via», disse Alice. «Inoltre quella è una norma nuova, l'avete inventata orora». «Che? È la più vecchia norma del libro», rispose il re. «Allora dovrebbe essere la prima», disse Alice. Allora il re diventò pallido e chiuse in fretta il libriccino. «Ponderate il vostro verdetto», disse volgendosi ai giurati, ma con voce sommessa e tremante. «Maestà, vi sono altre testimonianze», disse il coniglio bianco balzando in piedi. «Giusto adesso abbiamo trovato questo foglio». «Che contiene?» domandò la regina. «Non l'ho aperto ancora», disse il coniglio bianco, «ma sembra una lettera scritta dal prigioniero a qualcuno». «Deve essere così», disse il re, «salvo che non sia stata scritta a nessuno, il che generalmente non avviene». «A chi è indirizzata?» domandò uno dei giurati. «Non ha indirizzo», disse il coniglio bianco. «Infatti non c'è scritto nulla al di fuori». E aprì il foglio mentre parlava e soggiunse: «Dopotutto non è una lettera, è una filastrocca in versi». «Sono di mano del prigioniero?» domandò un giurato. «No, no», rispose il coniglio bianco. «Questo è ancora più strano». I giurati si guardarono confusi. «Forse ha imitato la scrittura di qualcun altro», disse il re. I giurati si schiarirono. «Maestà», disse il fante, «io non li ho scritti e nessuno potrebbe provare il contrario. E poi non c'è alcuna firma in fondo». «Il non aver firmato», rispose il re, «non fa che aggravare il tuo delitto. Tu miravi certamente a un reato, se no avresti lealmente firmato il foglio». Vi fu un applauso generale e ha ragione, perché quella era la prima frase di spirito detta dal re in quel giorno. «Questo prova la sua colpa», affermò la regina. «Non prova niente», disse Alice. «Ma se non sai neppure ciò che contiene il foglio». «Leggilo», disse il re.
Il coniglio bianco si mise gli occhiali e domandò: «Maestà di grazia, di dove debbo incominciare?» «Comincia dal principio», disse il re solennemente, «e continua fino alla fine, poi fermati». Or questi erano i versi che il coniglio bianco lesse. «Mi disse che da lei te n'eri andato, e da lui mi volesti rammentar. Lei poi mi diede il mio certificato, dicendomi: «Ma tu non sai nuotar». Egli poi disse che non ero andato, e non si può negar chi non lo sa. E se il negozio sarà maturato, dimmi allor di te che mai sarà?» «Una a lei diedi, ed essi due le diero. Tu me ne desti tre, forse anche più. Ma tutte si rinvennero, mistero, ed eran tutte mie, non lo sai tu? Se lei ed io per caso in questo affare misterioso involti ci vedrem, egli ha fiducia ad esser liberato e con noi stare finalmente insieme. Ho questa idea che prima dell'accesso, già tu sai che un accesso la colpì, un ostacolo per lui, per noi, per esso, fosti tu solo in quel fatale dì. Che egli non sappia chi lei predilige, il segreto bisogna mantenere, sia segreto per tutti, che qui vige la impenetrabile legge del mister». «Questo è il più importante documento di accusa», disse il re stropicciandosi le mani. «Ora i giurati si preparino». «Se qualcuno potesse spiegarmelo», disse Alice, la quale era talmente cresciuta in quegli ultimi minuti che non aveva più paura di interrompere il re, «gli darei mezza lira. Non credo che ci sia in esso neppure un atomo di buon senso». I giurati scrissero tutti sulla lavagna: «Ella non crede che vi sia in esso neppure un atomo di buon senso». Ma nessuno cercò di spiegare il significato del foglio. «Se non c'è un significato», disse il re, «noi usciamo da un monte di fastidi, perché non è necessario trovarvelo. Eppure non so», continuò aprendo il foglio sulle ginocchia e sbirciandolo, «ma mi pare di scoprirvi un significato dopo tutto. Disse: non sai mica nuotare». «Tu non sai nuotare, non è vero?» continuò volgendosi al fante. Il fante scosse tristemente la testa e disse: «Vi pare che io possa nuotare?» «E certamente no, perché era interamente di cartone». «Bene, fin qui», disse il re, e continuò: «e questo è il vero e ognun di noi lo sa». «Questo è senza dubbio per i giurati». «Una a lei diedi ed essi due gli diero». «Questo spiega l'uso fatto delle torte, capisci?» «Ma», disse Alice, «continua con le parole, ma tutte si rinvennero». «Già, esse son là», disse il re con un'aria di trionfo, indicando le torte sul tavolo. «Nulla di più chiaro». «Continua, già tu sai che un accesso la colpì». «Tu non hai mai avuto degli attacchi nervosi, cara mia, non è vero?» soggiunse volgendosi alla regina. «Mai!» gridò furiosa la regina e scaraventò un calamaio sulla testa della lucertola. Il povero Guglielmo aveva cessato di scrivere sulla lavagna col dito perché si era accorto che non ne rimaneva traccia e in quell'istante si rimise sollecitamente all'opera, usando l'inchiostro che gli scorreva sulla faccia, e l'usò finché ne ebbe. «Dunque a te questo verso non si attacca», disse il re guardando con un sorriso il tribunale, e vi fu gran silenzio. «È un bisticcio», soggiunse il re con voce irata, e tutti allora risero. «Che i giurati ponderino il loro verdetto», ripeté il re forse per la ventesima volta quel giorno. «No», disse la regina, «prima la sentenza, poi il verdetto». «È una stupidità», esclamò Alice, «che idea d'aver prima la sentenza». «Taci», gridò la regina tutta di porpora in viso. «Ma che tacere?» disse Alice. «Tagliatele la testa», urlò la regina con quanta voce aveva, ma nessuno si mosse. «Chi si cura di te?» disse Alice, allora era cresciuta fino alla sua statura naturale. «Tu non sei che la regina d'un mazzo di carte». A queste parole tutto il mazzo si sollevò in aria vorticosamente e poi si rovesciò sulla fanciulla. Essa diede uno strillo di paura e d'ira e cercò di respingerlo da sé, ma si trovò sul poggio, col capo sulle ginocchia di sua sorella, la quale le toglieva con molta delicatezza alcune foglie secche che le erano cadute sul viso. «Risvegliati, Alice cara», le disse la sorella. «Da quanto tempo dormi, cara?» «Oh, ho avuto un sogno così curioso», disse Alice, e raccontò alla sorella, come meglio poté, tutte le strane avventure che avete lette. E quando finì,
La sorella la baciò e le disse: «È stato davvero un sogno curioso, cara, ma ora va subito a prendere il tè, è già tardi». E così Alice si levò e andò via pensando, mentre correva, al suo sogno meraviglioso. Sua sorella rimase colà, con la testa sulla palma, tutta intenta a guardare il sole al tramonto, pensando alla piccola Alice e alle sue avventure meravigliose, finché anche lei si mise a sognare e fece un sogno simile a questo. Prima di tutto sognò la piccola Alice, con le sue manine delicate congiunte sulle ginocchia di lei e coi grandi occhioni lucenti fissi in lei. Le sembrava di sentire il vero suono della sua voce e di vedere quella caratteristica mossa della sua testolina quando rigettava indietro i capelli che volevano velarle gli occhi. Mentre ella era tutta intenta ad ascoltare, o sembrava che ascoltasse, tutto il luogo d'intorno si popolò delle strane creature del sogno di sua sorella. L'erba rigogliosa stormiva ai suoi piedi, mentre il coniglio passava trotterellando e il topo, impaurito, s'apriva a nuoto una via attraverso lo stagno vicino. Ella poteva sentire il rumore delle tazze, mentre la lepre di marzo e gli amici suoi partecipavano al pasto perpetuo. Udiva la stridula voce della regina che mandava i suoi invitati a morte. Ancora una volta il bimbo porcellino starnutiva sulle ginocchia della duchessa, mentre i tondi e i piatti volavano e si infrangevano d'intorno, e l'urlo del grifone, lo stridore della matita della lucertola sulla lavagna, la repressione dei porcellini d'India riempivano l'aria misti ai singhiozzi lontani della falsa testuggine. Si sedette, con gli occhi a metà velati, e quasi si credé davvero nel paese delle meraviglie, benché sapesse che aprendo gli occhi tutto si sarebbe mutato nella triste realtà. Avrebbe sentito l'erba stormire al soffiar del vento, avrebbe veduto lo stagno incresparsi all'ondeggiare delle canne. L'acciottolio delle tazze si sarebbe mutato nel tintinnio della campana delle pecore e la stridula voce della regina nella voce del pastorello e gli starnuti del bimbo, l'urlo del grifone e tutti gli altri curiosi rumori si sarebbero mutati, lei lo sapeva, nel rumore confuso d'una fattoria e il muggito lontano degli armenti avrebbe sostituito i profondi singhiozzi della falsa testuggine. Finalmente essa immaginò come sarebbe stata la sorellina già cresciuta e diventata donna. Alice avrebbe conservato nei suoi anni maturi il cuore affettuoso e semplice dell'infanzia e avrebbe raccolto intorno a sé altre fanciulle e avrebbe fatto loro risplendere gli occhi, beandole con molte strane storielle e forse ancora col suo sogno di un tempo, le sue avventure nel paese delle meraviglie. Con quanta tenerezza avrebbe ella stessa partecipato alle loro innocenti afflizioni e con quanta gioia alle loro gioie, riandando i beati giorni dell'infanzia e le felici giornate estive.